raccontando a molte persone quali fossero i miei sogni e le mie aspirazioni, mi guardavano e mi dicevano: Michele, non ce la farai mai, sei un eterno sognatore. A quel punto io sorridevo e decidevo comunque di andare avanti lungo il mio percorso. Fortunatamente ho trovato anche persone che sostenevano quello che erano le mie aspirazioni lavorative. Ad esempio, un professore mi disse un giorno: Michele, ricordati questa frase, mirate lungo, calciate lontano, andate a caccia di stelle. Forse non le troverete, ma almeno non tornerete a casa con un pugno di fango. La mia aspirazione era quella di entrare nel mondo della fotografia e successivamente in quello del cinema come direttore alla fotografia di film e spot pubblicitari. Tutto è iniziato a Reggio Emilia, successivamente all'iscrizione all'albo dei geometri, poiché non riuscivo a trovare un posto lavorativo a causa della crisi economica. Allora ho deciso di provare a seguire quello che erano le mie aspirazioni. Una volta ritornato a Trento ho avuto l'opportunità di leggere un blog che suggeriva come riuscire a raggiungere i propri sogni. Ovvero iniziare a fare qualcosa, non da domani, ma da adesso, in questo istante. Allora a quel punto ho aperto Facebook e ho contattato gli organizzatori degli eventi chiedendo di poter andare a lavorare per loro a titolo gratuito scattando delle fotografie. Questa è stata l'opportunità di riuscire ad entrare all'interno di questo mondo. A un certo punto ho iniziato a sentire la necessità di implementare quello che erano le mie competenze. Allora ho deciso di iscrivermi a un corso di grafica pubblicitaria che mi ha dato l'opportunità di conoscere il mondo circostante, quello che mi stava attorno e inoltre di comprendere l'importanza di puntare al massimo delle proprie potenzialità con l'aspirazione di riuscire a raggiungere sempre un gradino superiore. Oltre alla caparbietà, alla determinazione e alle competenze, credo che nella vita sia fondamentale avere un pizzico di fortuna, che è quella che io ho avuto incontrando la Triangle Films di Gianmaria Pezzato e Stefano Prestia, la quale in quel periodo stava lavorando su un progetto, un mediometraggio sul mondo di Harry Potter, Voldemort Origins of the Air. Questo progetto mi ha permesso di lavorare come direttore alla fotografia e di comprendere meglio la sua figura. Il direttore alla fotografia è colui che assieme al regista comunica allo spettatore le emozioni. Questa figura lo fa attraverso le luci e le inquadrature. Devo ammettere che tutto il percorso per me non è sempre stato in discesa, infatti per alcuni momenti ho creduto di non essere in grado di portarlo a termine. Ma grazie anche al sostegno di Gianmaria e di Stefano ho deciso di portarlo a termine e questo ci ha premiati. Infatti il progetto è stato pubblicato su svariate testate a livello nazionale e internazionale, tra le quali la BBC, il Guardian, il Daily Mail. E a livello di pubblico, il mediometraggio ha raggiunto 13 milioni di visualizzazioni su YouTube e il primo trailer lanciato su Facebook ha raggiunto 50 milioni di visualizzazioni e una pagina da 800.000 persone. Oggi sto collaborando con alcuni registi nella realizzazione di cortometraggi e spot pubblicitari come direttore alla fotografia. Con uno in particolare, Matteo Scotton, abbiamo partecipato ad un concorso volto alla realizzazione di uno spot pubblicitario per Grom e ci siamo classificati secondi a livello internazionale. Credo che più in generale nella vita sia fondamentale porsi un obiettivo, perché se abbiamo un obiettivo riusciamo a determinare qual è il percorso migliore per riuscire a raggiungerlo. E a volte il percorso può dare molte più soddisfazioni rispetto al raggiungimento dell'obiettivo stesso.